E allora, signor Sansone, è pronto per l'operazione? Sì, dottore, io sono pronto, ma lei è pronto perché la parte più importante lei la deve fare. Allora, lei deve fidarsi di me, non deve avere paura, perché già la vedo un po'... L'operazione durerà un 40 minuti, il tempo di un aereo, Palermo-Roma. Lei l'ha mai preso un Palermo-Roma? Certo. Oh, e allora lei chiuda gli occhi che io la faccio decollare. Ma poi atterriamo, giusto, dottore? Perché è successo che qualche aereo è caduto, eh? Signor Sansone, ma che pensieri si fa? Ma perché quanti ne decolano ogni giorno e ne atterrano, eh? È che sono leggermente ipocondriaco. Non me ne ero accorto, guardi. Il giusto. Se lei ha qualche domanda, qualche titubanza prima di cominciare l'operazione, mi chiede tutto quello che vuole, che io sarò felice di rispondere. Allora, dottore, avrei una domanda. Mi dica. Siccome ho letto su internet che uno studio sostiene che nello 0,00001% dei casi il paziente può reagire male all'operazione e passa a miglior vita, ma è vera questa cosa? Guardi, è più probabile che vengano gli alieni e che la operino loro piuttosto che quello che ha detto. Non si fidi di internet e si fidi di un dottore che ha studiato per fare quello che oggi io faccio, va bene? Infatti io mi fido, dottore. Oh, e allora cominciamo. A dopo, eh? Dottore, un'ultima cosa. Avrei scritto un testamento. Minchia, meno male che si fida, eh? Ma che lo può leggere, per favore? Scusate, come fa il paziente a avere il testamento nella sala operatoria? Si può mettere una voce bella perché magari è l'ultima voce che sento. Ma se lo fa sentire più tranquillo lo leggo, però dico, è esagerata questa cosa. Lascio tutto quello che ho ai miei figli. Ma lei non ha figli. Ma neanche ho niente, dottore. Era un modo per prendere tempo. Ho paura. Non mi lasci solo. Senta, allora, lei deve stare tranquillo, ok? Si prenda di coraggio e affrontiamo questa situazione. A quest'ora avevamo già finito. Ha ragione, dottore. Io mi fido di lei. Allora io vado, cominciamo. A dopo. 8742. Che cos'è? Il codice del mio bancomat, dottore, se le può servire qualcosa appena io me ne vado. Allora, adesso basta, va bene? Stiamo perdendo troppo tempo. C'è anche un paziente dopo di lei, basta. Ha ragione, dottore. Proceda. Oh, finalmente. Allora, a dopo, io vado. Dottore, un'ultima cosa. Si avvicini, però io la voglio dire all'orecchio. Io quando vado al cinema mi porto i popcorn da casa. Senta, per cortesia. Ma secondo lei mi devo costituire? Sì, l'ergastolo le danno. Mi sento in colpa, dottore. E allora, per tranquillizzarlo un po', le confido anch'io una cosa all'orecchio. Pronto? Ho abbandonato il calcetto per il padel. Lei è un traditore. Lei è un tradidottore. Allora, se facciamo questa operazione, le prometto che andiamo a giocare a calcetto insieme. Vero? Promesso, promesso. E allora cominciamo, eh? Io vado. Un'ultima cosa, dottore. Mi dica. Siccome io sono un donatore di organi. Questo le fa onore, è una cosa bella. Ma c'è il rischio che mi davate gli organi mentre sono ancora vivo? Questa l'ha letta pure su internet, vero? Essere un donatore significa scegliere di salvare una vita, di battere la morte e di lasciare che una parte di noi viva in qualcun altro. E come potremmo mai mancare di rispetto a chi ha scelto di essere così altruista? Ha ragione, dottore. Lei così mi fa sentire più sicuro, ma soprattutto più orgoglioso. L'unica cosa che non può donare è l'ipocondria, e meno male. Ma tanto quella è già sparita, dottore. Mi sento meglio. E allora cominciamo, finalmente. A dopo, eh? Ma se se ne va la luce, lei che fa? Mi opera alla cieca? Vabbè, allora adesso lei si deve distrarre, va bene? Canti insieme a me. E nella vecchia ipocondria, ia ia oh. Canti, canti. Nella vecchia ipocondria, ia ia oh. C'è un dottore, ore, ore. Fatto. Ma come hai fatto? Verruca rimossa. Ma dottore, non ho sentito niente, grazie dottore. E non c'è neanche stato bisogno dell'anestesia totale che mi aveva richiesto per una verruca. Vabbè, ma era per sicurezza, dottore. Per sicurezza, vabbè, e comunque, arrivederci, è stato un piacere, io vado, una buona serata. Dottore, un'ultima domanda. Già lo so che cosa mi vuole chiedere. Non è in pericolo di morte, 2 o 3 giorni ed è di nuovo in piedi, va bene? No, dottore, volevo chiedere un'altra cosa. Ma come minchia si fa a lasciare il calcetto per il padel? Anche tu puoi decidere di essere un donatore. All'anagrafe del comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, in uno degli sportelli di riferimento delle ASL, oppure iscrivendoti all'AIDO, o ancora compilando il tesserino blu del ministero scaricabile online, o scrivendo di tuo pugno una dichiarazione su un foglio bianco. Fai una scelta consapevole. Scegli di donare.